Francesco Tantillo, reduce da una stagione trionfale a San Giorgio Piana, un grande cammino, anche perché, come sappiamo bene, non è facile vincere quando si è favoriti e si hanno tutti gli occhi addosso. Hai detto bene, non è facile vincere. Vincere è sempre difficile in qualsiasi categoria. La promozione, come ho detto sempre, quest'anno, specialmente girone A, era un girone abbastanza difficile, fatto da giocatori importanti e non solo questo, ma anche da tecnici importanti. Il San Giorgio Piana ha vinto, ce l'ha fatta, sono contento per questo risultato. Come voi sapete, io ho lasciato il San Giorgio Piana, però auguro il meglio a questa società, al mister e ai ragazzi che andranno. E appunto è iniziato questo nuovo corso, sta per iniziare questo nuovo corso al Bagheria, anche se conoscendoti sei già in pieno fermento, telefono rovente, come sempre. Cosa ti ha convinto a scegliere Bagheria? Ma sai, Bagheria mi ha sempre affascinato, non solo a livello calcistico, ma anche come blasone della città, perché parliamo di una città di circa 60.000 abitanti, forse di più, quindi dove penso che si possa fare calcio a livello proprio molto importante. Quindi ho scelto proprio questo, intanto perché mi è piaciuto sposare il progetto dei presidenti del duo Gallina Marino. Mi hanno convinto perché progetto abbastanza interessante e spero di mettere tutta la mia professionalità a disposizione di questa società e poter fare bene. E poi c'è una spinta importante data dal fatto che a breve, tra qualche mese, il comunale sarà nuovamente accessibile al pubblico. Esatto, c'è questa possibilità di questo stadio che venga consegnato alle società che fanno calcio a Bagheria e devo dirti che è uno stadio abbastanza grande, uno stadio dove si può fare veramente bene e tanto calcio. Ecco, si parlava in queste settimane dell'eventualità che Bagheria possa effettuare il salto. Queste voci di ripescaggio Sì. che rimbalzano, si ripercuotono, cosa ci sai dire? Soprattutto quali sono le speranze in tal senso del Allora, Bagheria? sono delle voci reali. Devo dirti che la federazione dal bando che è uscito dà priorità alle società che hanno fatto in promozione ai playoff. Quindi ci sono tutte le carte in regola per poter chiedere ripescaggio in eccellenza. E il Bagheria ce la sta mettendo tutta e siamo molto positivi su questo. E quindi naturalmente il tuo è un mercato che viaggia su due binari, anche se forse il binario dell'eccellenza è quello più E speranzoso. io infatti sto facendo un mercato per l'eccellenza perché ci credo così tanto, sono molto positivo per natura e già parto con il mercato per l'eccellenza.